La Chiesa non cresce per proselitismo, cresce per attrazione, per testimonianza. È la testimonianza che il cristiano mette in atto ogni giorno, che attrae nuovi cristiani, che rende prolifici. È questa la promessa di diventare un popolo fatta da Dio ad Abramo. È con queste parole di Benedetto XVI che il vescovo Giovanni d'Alise, nella giornata di inaugurazione della 20ª settimana biblica nazionale presso la diocesi di Caserta, si è rivolto agli oltre 200 fedeli provenienti da tutta Italia. Grande affluenza quindi per la 20ª edizione dell'evento religioso, patrocinato dall'Associazione Biblica Italiana e sostenuto dall'Istituto Superiore di Scienze Religiose San Pietro. Tematica di quest'anno, i patriarchi. Io mi auguro di passare prima di tutto dallo studio a tradurlo nella vita. Nel momento in cui si traduce nella vita, c'è la fatica di cercare la bellezza del progetto di Dio e attuarlo. Il progetto di Dio è bellissimo. Se noi riuscissimo ad entrare, e quelle volte che ci entriamo, noi scopriamo quanto è profondamente vero, quanto è profondamente bello e quanto è profondamente buono per la vita buona delle persone. Ad ottobre ci sarà il 7º convegno diocesano, il tema sarà la famiglia. In che modo questa esperienza della settimana biblica può aiutare a riflettere insieme sulla famiglia? Visto che si è cominciato proprio dalla Genesi, mi pare evidente che riscoprire il progetto di Dio originario e poterlo realizzare, nonostante le incrostazioni, le frantumazioni e tutto ciò che si è voluto riversare sulla famiglia, mi sembra importante. Vorrei solo far rilevare che il mondo si sta accanendo sulla famiglia. La stanno distruggendo, perché distruggere la famiglia significa distruggere l'uomo, distruggere lì dove con amore si pensa a continuare la vita. Ora, distruggere la famiglia significa continuare, come diceva la professoressa questa volta, continuare la guerra contro Dio e si attacca alla famiglia.